precisazione che credo che sia utile, l'ho fatto, mi sono accorto che ho fatto una cosa dal gruppo che non l'avevo fatto a voi, quindi è bene che io lo faccia così capite questa formula che ho usato, L uguale I omega. E al di là della tabellina che uno può scrivere che è plausibile, voglio che la capiate un po' me o di più, quindi un commento in più che ho fatto l'altro gruppo. Allora, torniamo un attimo a descrivere il moto circolare. Quindi sono tre visioni di un moto circolare attorno all'asse Z. Questa è la vista con l'asse Z che esce dalla lavagna. Immaginate che il piano, che il moto circolare avvenga a Z uguale a 0. Okay? Quindi l'origine sia qui sulla lavagna. E quindi la lavagna è a quota z uguale a 0. E poi sono delle viste un po' prospettico e una vista invece dove l'asse x sta uscendo dalla lavagna. Quindi se avete la particella che in questa posizione ha quella velocità, in questa vista, eccolo qui, e in questa vista sta entrando nella lavagna. Quindi userò una convenzione, specialmente a parte del secondo del corso, che quando dovete disegnare una freccia che è perpendicolare a una lavagna, volete disegnare una freccia, potreste avere una freccia che è così o così, entrante dalla lavagna e uscente dalla lavagna, questa è la lavagna e voi siete qua, ok? Che state guardando più o meno contenti. La convenzione è che se questa è la lavagna, per rappresentare una freccia che sta uscendo dalla lavagna, cioè che vi viene in faccia, la convenzione è disegnare un punto. Se invece guardate la freccia che entra la lavagna, la convenzione è disegnare una X. Ok? Questa la useremo quando faremo campi elettrici e campi magnetici. Alcuni di voi forse l'hanno visto questa convenzione. E qual è la logica della convenzione? La logica della convenzione è pensare a una freccia, proprio una freccia nel senso di un arco e frecce, e c'ha le piume qua. Ok? Quindi quando la freccia vi viene in faccia, voi vedete la punta. Quando la freccia si sta allontanando, vedete le piume. Questo è un po' un modo che io ho di ricordarmi. Fate quello che volete, memorizzatela senza nessun trucco, eccetera. Allora, quindi, qua, se voi state guardando perché l'asse X vi viene fuori dalla lavagna, vedete che la freccia entra in lavagna, quindi lo disegno con una X e questa è la velocità che esce. Va bene, semplice. Allora, voglio porvi questo quesito qua. Supponete che questo punto qua sia dotato di massa, cioè un punto materiale che sta facendo un moto circolare. Uso questa rappresentazione, questa qua, dove avete l'asse X, questo è l'asse X che esce dalla lavagna, questo è l'asse Y e questo è l'asse Z. Quindi immaginate che la particella stia entrando qui, ok? E sta uscendo di qua, quindi sta facendo... sta entrando di qua e uscendo di qua, d'accordo? Sta entrando, fa un giro e esce di qua, sta facendo un moto così, d'accordo? Va bene? Considerate una massa, un punto materiale, dotato di massa dunque, che sta facendo quel moto lì. E io vi chiedo... di disegnare il momento della quantità di moto. Allora, voi sapete che il momento della quantità di moto è L R vettore P, quindi P cos'è? P. P è uguale a MV, quindi la velocità è entrante, quindi la quantità di moto è entrante, il vettore R sta andando così, P entra, L esce. Dov'è che disegnate L? Dov'è che si disegna L? Siccome L, nella sua definizione, c'è un riferimento a un'origine, L va disegnata nell'origine. Quindi voi dovete disegnare L qua. Dovete disegnare L in questo momento, in questo modo. Okay. Questo è L, va disegnato nell'origine. Questo è una... Ok, quindi lui nel suo modo sta facendo L, d'accordo? Supponiamo adesso che invece di fare una traslazione dell'origine, facciamo una banale traslazione dell'origine. Cioè, in questa, l'origine dov'è qua? L'origine è nel centro del cerchio che è la traiettoria che la particella fa. D'accordo? Spostiamo l'origine lungo l'asse Z. Non lo voglio al centro del cerchio, lo voglio altrove. Quindi cancello il disegno, che mi è più facile.
Questo è l'asse Z. Ups, questo è verde. Grazie. L'asse di rotazione voglio che sia sempre l'asse Z. Voglio che il piano di rotazione sia parallelo al piano XY, ma non necessariamente nella lavagna. La lavagna è Z uguale a 0. Voglio che il piano di rotazione magari sia qua, ha una Z positiva, la particella sta facendo così. Oppure potrebbe essere dall'altra parte della lavagna, fa sempre un moto circolare attorno all'asse Z, ma il piano della traiettoria non è il piano, non ha Z uguale a 0. Quindi immaginate pure che il piano della particella entri qua nella lavagna, esca di qua, quindi il piano del cerchio è questo, ma l'origine, che so, sia qua. Questo è l'origine, anzi lo disegno un po' più vicino, poi capirete tra un attimo. Quindi voglio che questo sia l'asse Z, l'asse X esce dalla line, l'origine è qua. Ho solo spostato l'origine, il moto è sempre la stessa particella che sta facendo il suo moto circolare attorno all'asse Z, ma l'origine non è nel centro del cerchio. Sembra una puttanata, no? Adesso disegnate il momento e la quantità di moto quando la particella è qua. Qual è il vettore R? Il vettore R è un vettore che è così. P entra e quindi L com'è? L è perpendicolare, giusto come tutti i prodotti vettori, L è perpendicolare al piano individuato dei due fattori, ammesso che siano storti. Lo sono, ovviamente, ma adesso P entra, R è così e il piano adesso è questo. Lo vedete? Quindi la L è perpendicolare a questo piano, quindi io dove la devo disegnare? Devo disegnare un'origine ed è un vettore che è così. Questo è la L quando la particella è qui, ma quando lui si è trovato dall'altra parte, che direzione è L? Ha una direzione diversa. Quando è qua, il vettore posizione adesso è questo. P esce dalla lavagna, L è perpendicolare a questo piano, quindi la L, che avrà lo stesso modulo di questo qua, ha però una direzione diversa e devo fare il disegno per bene, quindi se il disegno è fatto per bene, questo deve essere perpendicolare. Quindi questo è perpendicolare, questo è perpendicolare. Mannaggia, questo è perpendicolare. Quindi questa è la L, chiamiamola... Questo è il punto 1, cioè lui entra qua nell'istante 1 ed esce nell'istante 2. Beh, questo è il momento della quantità di moto nell'istante 1 e questo è il momento della quantità di moto nell'istante 2. Vedete che anche se il modulo del momento della quantità di moto è lo stesso, la direzione sta cambiando. La direzione cambia. L non è conservato semplicemente perché ho spostato l'origine. Quando l'origine era qui, l'ho cancellato troppo in fretta il disegno, se questo è entrante e questo è uscente, la L, quando la particella è qua nella posizione 1, la L è in questa direzione. E quando è qui, la L è nella stessa direzione. Quindi L qua non cambia, L è una costante qui, il modulo non cambia, ma anche la direzione non cambia. Qua il modulo non cambia, ma la direzione sì! E ora si dice, ma... Evidentemente, se sta cambiando L, ci deve essere un momento torcente. Dov'è il momento torcente? Domanda da 18. Mettete assieme le cose che sapete già da un po' di tempo. Moto circolare uniforme, se avete una massa che sta facendo moto circolare uniforme, evidentemente c'è una forza rivolta verso il centro, non mi pare? Perché l'accelerazione, se questo è visto dall'alto, questo è il disegno, visto dall'alto, se sta facendo un moto circolare, in questa posizione ci deve essere un'accelerazione che è rivolta per di qua, perché l'accelerazione è antiparallela al vettore posizione, quindi c'è una forza rivolta verso l'origine. Qua c'è una forza rivolta verso l'origine, c'è sempre una forza rivolta verso l'origine. Quindi con questa configurazione, quando la particella è qui, c'è una forza. Ma dov'è l'origine qua? L'origine è qui, giusto? E quindi se io vi chiedo, c'è una forza? Certo, ma qual è il momento torcente di questa forza qua? Voi dite che è nullo, perché questa forza è rivolta proprio all'origine. Ma guardate là, quando la particella è qui, dov'è la forza? È rivolta verso questa direzione.
E vedete che questa forza ha un momento attorcente rispetto all'origine. Giusto? Quindi qua vedete che il momento attorcente è diverso da zero, perché vedete che il momento attorcente cos'è? Il momento attorcente, non dimenticatelo, è R vettor F. La F è questo. La R è il vettore che va dall'origine al punto di applicazione. Qua la R andava dall'origine al punto di applicazione ed era antiparallela alla F, quindi tau era zero. Ma qua la R è così e vedete che avete una tau. E quella tau esce addirittura dalla lavagna. Quindi il fatto che questo è diverso da zero, non vi dovete stupire che L non sia una costante. Tutto perché ho solo spostato l'origine. Allora, faccio una piccola cosa che non credo di avervi detto. Introduco un nuovo vettore. Guardate, nel moto circolare, torniamo a quando l'origine degli assi XYZ coincide col centro del cerchio. Facciamo una semplice cosa. Vedete che l'angolo sta variando nel tempo, ok? Io introduco un nuovo vettore, cioè la derivata dell'angolo rispetto al tempo, già ho usato la notazione omega, no? L'abbiamo usato ripetutamente nella la pulsazione per la massa attaccata alla molla, oppure la velocità angolare del piano dei numeri complessi, no? Abbiamo usato questo simbolo tante volte. Io adesso voglio trasformare questa grandezza in un vettore. Lo voglio trasformare in un vettore, si chiamerà vettore velocità derivata velocità angolare. Vettore velocità angolare, quindi per noi la velocità angolare diventerà un vettore che ha un modulo e quant'è il modulo? Addirittura dire che il modulo non è appropriato. Come ogni vettore io scriverò, chiamiamo pure il modulo, avrà un modulo e una direzione per essere un vettore. E la direzione è la cosa più semplice di questo mondo, perché abbiamo già usato ripetutamente la mano destra. Questa vista qui, vedete che la particella sta girando in senso antiorario attorno all'asse. Allora, voi volete determinare il modulo di omega? Facile, è la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Quello è semplice. Ma qual è il verso? Allora, voi prendete le vostre dita e mettetele nel verso di percorrenza della particella e guardate il pollice è la direzione dell'omega. Molto semplice. Se la particella stava facendo così, il verso sarebbe stato entrante. Quindi omega, la direzione del vettore omega, è data dal vostro pollice, d'accordo? Molto semplice. Allora, con questa trovata qua, un po' di matematica si semplifica. Per esempio, c'è una descrizione che è questa. Immaginate che questo sia l'asse di rotazione. Questo è una vista un po' prospettica, quindi questo sia l'asse X, questo è l'asse Y e questa rappresenta l'asse Z. Quindi questa particella sta facendo un moto circolare sia attorno all'asse Z, ma il centro del cerchio non è nell'origine, è in un piano parallelo al piano X, Y. Immaginate che questo sia il vettore posizione, la velocità, che è questo vettore qua, adesso il disegno è difficile, dovete un po' immaginare la vostra abilità di usare il cervello, quindi se la particella è qui, la velocità è sempre di qua, riuscite a vedere? La velocità è sempre tangente al cerchio. La velocità è tangente al cerchio. La velocità può essere scritta così, come omega vettor R. Pensateci un attimo. Omega cos'è? È un vettore che è nella direzione del vostro pollice quando mettete le dita della mano nella direzione di rotazione della particella attorno all'asse. Quindi la particella sta facendo un giro così attorno all'asse, quindi il pollice è nella direzione dell'asse Z. Quindi in un certo senso in questo esercizio omega è uguale a theta punto U di Z. Qual è la velocità?
guardate, omega è la direzione dell'asse z, perché la direzione è data dal pollice della vostra mano, la particella sta facendo così, quindi omega è così. Questo è l'origine. Difficile fare un disegno tridimensionale. Come posso fare? Bisogna di un punto di ancoraggio. Eccolo qua. Allora, dove è il punto della plastica, dove ho ancorato, è l'origine. Ok? Questo è il vettore posizione. Quindi la particella sta facendo, dovete seguire la punta di questo. Sta facendo un moto circolare attorno all'asse Z. L'asse Z è questa qua. D'accordo? Quando è qui la particella e sta venendo verso di voi, il vettore posizione è questa, ok? Omega, come vi ho detto, è dato dalla direzione del vostro pollice. Quindi la particella sta facendo così, voi mettete la mano nella direzione e omega è verso l'alto. Quindi quando la particella è qua, omega è verso l'alto. D'accordo? Allora, dov'è questo vettore qua? Omega è verso l'alto, R è di là, quindi quel vettore è perpendicolare a questo piano, al piano individuato da questi due. Qual è il piano? È questo piano qui, giusto? Quindi fatelo, dai, qual è la direzione? Che la particella sta facendo così, e io vi chiedo qual è il prodotto di omega per R quando la particella è in questa posizione. Omega è così, l'asse Z. Coraggio, qualcuno? Qual è la direzione di questo vettore? Qua. Omega. Hello? È verso di voi. Quando è qua? Quindi quando la particella è qui, omega è verso l'alto, dov'è quel vettore? Non fatemi ingannare, questo non parate. Questo, io vi sto dicendo la formula è questa. Io voglio che voi verifichiate che la direzione di questo è la direzione di questo. Quindi guardate, quando la particella è qui, la sua velocità è di là, omega è verso l'alto, R è questo bastone più lungo, e in effetti il prodotto vettoriale di questo, per questo, è un vettore che è di là. D'accordo? Convincetevi, il disegno è impossibile per me renderlo, dovete fare qualcosa di analogo, dovete convincervi che istante per istante la velocità, questo vettore, è il prodotto vettoriale di omega, che è un vettore che è in questa direzione, per R, che è questo qui, ok? Convincetevi. Quindi il vettore velocità angolare è una semplice equazione, ma semplifica parecchia matematica. Quindi cos'è? È un vettore che ha il verso dato dal pollice della vostra mano destra, dove le dita stanno descrivendo il moto rotatorio attorno all'asse. Quindi omega è lungo l'asse intanto. È il verso, quindi l'asse di rotazione Z, dov'è omega? L'asse Z! Se la rotazione è così, qual è la direzione di omega? È così. Qual è il verso? È di là o di là? Di là! Sta facendo così? È perpendicolare. Qual è il verso? Di là. Se fa così, il verso è di là. Quindi se avete un asse di rotazione, omega è su quel cazzo di asse. Qual è il verso di omega? Dovete guardare cosa sta ruotando e chiedervi se le vostre dita seguono così e di là. Se sta facendo così, è di là. Quindi omega è nella direzione dell'asse di rotazione. L'asse di rotazione è l'asse Z, omega è nella direzione dell'asse Z. Ma è verso l'alto o verso il basso? Dipende. Se la particella sta facendo come in questo disegno, allora omega è verso l'alto. Se la particella, cioè concorde con Z, quindi sarebbe stato omega è uguale a teta punto U di Z. Se questo è positivo, se la derivata è concorde. Se questo è negativo, allora è discorde. Cosa vuol dire che questo è negativo? Siccome gli angoli stiamo misurando così, no? Questa è la direzione di teta. Quindi dire che la derivata di teta è positiva vuol dire che il teta sta aumentando nel tempo, quindi sta girando in senso orario. Quindi se questo è positivo, allora omega è concorde col verso di U di Z. Se invece la derivata di teta è negativa, cosa vuol dire? Che al passare del tempo l'angolo sta diminuendo.
Ok, e quindi sta agendo in senso orario, e quindi in senso orario avresti che omega entra dalla lavagna, invece U di Z esce dalla lavagna. Quindi vedete che la formula è veramente molto semplice. Il segno, quindi dire che questo è il modulo è sbagliato, infatti prima ho esitato quando ho usato la parola modulo, perché il modulo è un valore assoluto, questo non è il modulo, questo è la funzione che ha un segno algebrico. Quando questo è positivo, allora omega è concorde, quando è negativo, omega è opposto a u di z. Non è il modulo questo, questo è una funzione con un segno algebrico. Ma non è un vettore, la vettorialità, la direzione è data da questo. Quindi, quando riguarderete gli appunti o guarderete il filmato e mi vedrete esitare nell'uso della parola modulo, ecco perché era sbagliato dirlo, era prematuro dirvi dov'è che stavo sbagliando. Questo non è il modulo, è la funzione che ha un segno algebrico e vi dice come omega è concorde oppure no con la direzione, e la direzionalità è data dal versore. Ok? Quindi torniamo qua un attimo alla vista analoga a questa. Questo è l'asse z, l'asse di rotazione. La particella entra, la particella esce. Omega che direzione ha? Verso l'alto. Se questa è l'asse z, omega è verso l'alto. Immaginate che questo sia l'origine, cioè questo è l'asse y e questo è l'origine. Abbiamo detto che quando la particella è qui, il suo vettore posizione è così, e P entra e la sua L era così, d'accordo? Questo era la L, non disegno l'altro, disegno questo di questo punto. Questo è L e disegno in blu il vettore omega, questo è il vettore omega, d'accordo? Dove si disegna omega? In realtà non ha molta importanza, non è vincolato a un punto, non è vincolato a un punto, quindi potete disegnarlo qui, qui, dove volete. L invece è vincolato al punto o all'origine, perché è per definizione creata usando questo vettore qui che nasce dall'origine. Invece omega rimarrebbe la stessa se l'origine fosse qui, se l'origine fosse qui, se l'origine fosse qui. Pensateci, omega è semplicemente dato dalla direzione del vostro pollice riguardo alla rotazione attorno all'asse, non è legato a un punto, d'accordo? Invece L è legato a un punto per costruzione. Quindi L dovete disegnarla qua, omega potete disegnarla dove cazzo vi pare sull'asse. Allora disegnatela, per esempio qui, perché no? Ma deve essere chiaro che non avete l'obbligo di farlo. Questo è omega, morale, L e omega non sono paralleli. Ok? L e omega non è parallela a omega. Ok? Lo era invece se io mettevo l'origine al centro, cioè se la particella entrava qua e usciva qui, la mia L, la mia omega era qua, sull'asse. La L vincolata all'origine era qua e L e omega erano paralleli. Ok? Quindi vedete che mettere l'origine nel centro del cerchio avevo il parallelismo. Mettere l'origine in un punto che non ha nulla a che fare col centro del cerchio della traiettoria o il non parallelismo, d'accordo? Ok, facciamo un altro passo in più. Immaginiamo due particelle di uguale massa, di rimpettaie, che stanno facendo un moto circolare, come qua. Shhh. Attenzione, avete una particella di massa m qui e avete una particella esattamente dall'altra parte del cerchio della stessa massa. Immaginate dunque un bastone di massa trascurabile con due masse all'estremo e il bastone sta ruotando. Quindi se una delle masse entra, questo è l'asse z, se una delle masse entra, nello stesso istante avete l'altra massa gemella che sta uscendo. Sono due masse adesso, non una, due. Quindi questo è un sistema che ha un sistema di due particelle e l'asse z, l'asse di rotazione, è un asse di simmetria. Dire che questo è un asse di simmetria vuol dire che avete una particella da un lato, dall'altra parte avete la particella alla stessa distanza. Questa, se questa è la particella, questa è la particella, questa non è un asse di simmetria.
Questo è l'assist. Quindi prendete due particelle di massa uguali e fatele ruotare attorno a un'asse di simmetria. Ok? Quindi nel momento in cui questo va entra, questo esce. Immaginate che l'origine sia qua. Quindi che voi avete deciso di chiamare questo l'origine. Allora, guardate cosa succede. Qual è omega? Cos'è omega? È un vettore che cattura la direzione del vostro pollice nel descrivere la rotazione con le vostre dita. Quindi, questo entra, questo esce. Omega cos'è? Lo disegno dove cazzo mi pare, perché non disegnare l'origine? Eccola qua. La omega descrive la rotazione. Adesso il sistema è composto da due particelle, particella 1 e particella 2, della stessa massa, ma su lati opposti del cerchio. Ok? Disegniamo il momento a qualità di moto di questa particella. In un dato istante, nello stesso istante, l'altro sta uscendo. Quindi il momento a qualità di moto cos'è di questo? Questo è il vettore posizione, è lo stesso disegno di prima, ma la narrazione del disegno è diverso. Questo è il vettore posizione, la L è perpendicolare a questa, eccola qua. Quindi questa è la L della particella 1. Chi è la L della particella 2? La particella 2 è questa, che ha la stessa massa della particella 1. Qual è il vettore posizione? Questa qua. La L della particella 2 è perpendicolare a questo piano qui. Eccola qua. Se il disegno la fate bene, ovviamente va disegnato nell'origine. Se il disegno lo fate bene, meglio di come lo sto facendo io, questi due vettori hanno lo stesso modulo e sono disposti simmetricamente rispetto all'asse di rotazione Z. Qual è il momento di quantità di moto del sistema? Il momento di quantità di moto del sistema è L1 più L2. E mannaggia a me che ho disegnato troppo in alto, perché dovreste capire che la somma di L1 più L2 è un vettore che sta proprio nella stessa direzione di omega. Quindi recupero il parallelismo. Quando un sistema ruota attorno asse simmetria con una M2, per fortuna, perché lo voglio cancellare. Sistema ruota attorno asse simmetria, allora L è parallelo a omega. Se avete un sistema che ruota attorno a un'asse di simmetria, allora L sarà parallela a omega. Omega è il vostro pollice. Come è distribuita la massa che sta ruotando? Beh, se è distribuita simmetricamente, se avete uno di qua e uno di qua e stanno ruotando, L sarà parallelo a omega. Se non è simmetrico, col cazzo L sarà parallelo a omega. A meno che non scegliate l'origine in maniera furba, perché deve essere chiaro che un esempio di un sistema non simmetrico è una particella che ruota attorno all'asse, non è simmetrico, non ha un gemello, però riesco a avere omega parallela riesco a avere L parallela a omega se scelgo l'origine qui, no? Se scelgo l'origine qui avrò il parallelismo. Quindi, per un sistema asimmetrico, devo scegliere in maniera furba l'origine per sperare di avere il parallelismo. E per un sistema simmetrico, invece, e allora io sto dicendo che in questo corso, a tutti gli esempi che farò, questa spiegazione che vi sto dando avrei dovuto farlo prima dell'esercizio di prima. In questo corso, attenzione meccanici, siete avvertiti, nella vostra vita capiterà molto di rado che siano paralleli. Meccanici, siete avvertiti, in generale L non sarà parallela a omega, ok? Perché mica sempre farete ruotare le cose attorno all'asse di simmetria. Anche se c'è un buon motivo per farlo, nel mio corso farò in modo di usare sempre assi di simmetria e quindi di avere che L è parallelo omega. Quindi L è parallelo omega
E indovinate qual è il fattore di proporzionalità? Il momento d'inerzia. Ok? Quindi nell'esercizio di prima noi abbiamo usato, una volta che era chiaro che la direzione di L e quindi di omega erano perpendicolari alla lavagna, e avevo scelto l'origine in quel punto, perché è chiaro che un bastone che ruota attorno a un asse, ovviamente L non sarà perpendicolare a omega se l'origine è qua. Ma se piazzo l'origine all'estremo del bastone, cosa che ho fatto in quell'esercizio di prima, ecco che L è perpendicolare a omega, siete d'accordo? Ok, quindi l'esercizio di prima dove avevo il bastone e avevo l'origine qua, allora l'origine, il moto era di questo tipo, ho un bastone che sta entrando e l'origine qua e ho il parallelismo, anche se il sistema ovviamente non è simmetrico. Si capisce adesso il ragionamento dell'esercizio di prima? Spero di sì. Per i meccanici, immaginate una cosa un po' più drammatica, in cui questo è l'asse di rotazione. Omega dov'è? Lungo l'asse. Qual è il verso di omega? Dipende, sta girando, le particelle gireranno così o così? E faccio così. Allora immaginate una particella che sta entrando qua, quindi sta entrando, disegno la particella con x, quindi, anzi scrivo, questa è la particella e scrivo entra, e un suo compagno della stessa massa, lo voglio che sia per esempio sull'altro estremo di un bastone. Disegno di scala. Bene. E qui. Quindi avete un bastone di massa trascurabile, una massa è qui e una massa è qui. Questo entra e questo esce. Chiaro cosa sta succedendo? Vediamo se riesco a emularlo. Sta facendo così. Ok? Questo viene verso di voi e questo viene verso di me. Sta facendo così. Va bene? È chiaro? Qual è il momento della qualità di moto di questo? Rispetto a questo punto, mettete l'origine qua. Mettete l'origine. Allora, L di questo e per di qua, giusto? Qui, così che entra. Questo cosa fa? Stessa direzione? La somma di questi due è un vettore così. Omega che direzione ha? E questo? Non sono paralleli, certo, non sono paralleli. L continua a cambiare, giusto? Man mano che questo entra e poi sbuca, e questo è sbuca e poi entra, vedete che L sta facendo un moto, sta facendo lui seguendo un enorme cono, lo vedete? Sì? L continua a girare, si dice che precede. Avete sentito parlare di questa parola, la precessione? Precessione di equinozi. Si dice che L precede. L precede, precessione. Perché L cambia? Perché c'è un momento torcente, no? Individuate voi meccanici elettrici, perché è in programma, individuate il momento torcente. E in questo istante, nel momento in cui, tac, questa è una fotografia, questo entra e questo esce, qual è il momento torcente? Che direzione ha? Allora, perché c'è un momento torcente? Perché questo, per fare un moto circolare, ha bisogno di una forza centripeta, di una forza ruota verso il centro. Anche questo, per fare un moto circolare, ha bisogno di una forza. Ecco il momento torcente. È una coppia di forze. Quindi voi, per tenere questo bastone in rotazione, c'è una coppia che dovete applicare per compensare questa. Quindi quando è che voi, se voi fate ruotare qualcosa attorno a un asse che non è di simmetria, avrete delle coppie. E voi per tenerla in questa posizione avete bisogno di esercitare una coppia uguale e contraria.
Quindi quando è che andate dal cosa fa il gommista quando mettete su gomme nuove? Li bilancia, giusto? Perché se avete una ruota che non è bilanciata, cosa succede? Nell'essere non bilanciata, ruotando attorno a un asse, ci saranno una coppia di forze, c'è un momento torcente. E la macchina la deve fornire, il metallo, e la vostra macchina sarà sotto sforzo. Poi avrete vibrazioni, eccetera. Meditate su questo disegno. Comunque, ripeto, magari la precisione, se mi ricordo di portarlo, ne parliamo brevemente sul pomeriggio, porterò un giroscopio. Qualcuno ha mai sentito parlare di un giroscopio? Comunque, nel mio corso, a meno di qualche domanda cattiva all'orale, L sarà sempre parallela a Omega, e scriverò così. In generale non è vero, quando avete un asse di simmetria, oppure, come nell'esercizio del bastone inchiodato alla parete, quando scegliete opportunamente l'origine, avremo quello. Se il sistema non è simmetrico, non sarà così. Quanto manca allora? Voglio impostare un altro esercizio. Dopo aver fatto l'urto completamente anelastico, cosa farò adesso? L'urto elastico. Quindi di nuovo sul tavolo, lubrificato, avete un bastone che è inchiodato all'estremità, arriverà un proiettile che colpirà il bastone, e il bastone ma colpirà con un urto elastico. Cos'è un urto elastico? Un urto elastico è dove si conserva cosa? L'energia di movimento, l'energia cinetica. Ok? Quindi, visto dall'alto, questo è il vostro bastone col suo buco all'estremità, inchiodato, e il tavolo, visto dall'alto, è lubrificato, ed è lubrificato anche qui. Ecco che arriva il proiettile. Un proiettile arriverà con una certa massa, una certa velocità V0, ed è puntato proprio all'estremo, ma voglio che sia un urto elastico. Quindi, se volete, una biglia d'acciaio che urta contro un asta d'acciaio. D'accordo? 10 minuti. Almeno lo imposto. È un urto elastico. Allora, io scelgo questo punto come origine, come polo rispetto alla quale misurare i momenti torcenti e i momenti della quantità di moto. Perché rispetto a questo punto, l'unica forza esterna che c'è sul bastone, perché il sistema sarà proiettile e bastone, l'unica forza esterna sarà la forza del chiodo. Ma la forza del chiodo è applicata proprio nel punto che ho scelto, e quindi ha un momento torcente nullo. Quindi il momento della quantità di moto del sistema prima dell'urto è uguale al momento della quantità di moto dopo l'urto. Quindi lo scriviamo subito. Quindi MV0R, e poi abbiamo che sarà uguale al momento della quantità di moto dopo l'urto. Allora, dopo l'urto avete il bastone che sta ruotando, e avrà una certa velocità angolare omega F, che non sappiamo cos'è, e anche il proiettile starà facendo qualcosa, starà andando in questa direzione, oppure potete immaginare adesso che potrebbe anche rimbalzare, avere una velocità che torna indietro. Quindi cosa fa il proiettile? Ha una certa velocità finale. Anzi, per liberarsi di inutili scritture, non abbiamo bisogno di mettere F qua e A, perché è chiaro che V0 è la velocità iniziale del proiettile, bastone inizialmente è fermo, e quindi V per me è la velocità del proiettile dopo l'urto, e omega è la velocità angolare del bastone dopo l'urto. Semplifichiamo la notazione. Quindi, questo è il momento a quantità di moto prima dell'urto. Dopo l'urto ho il momento a quantità di moto di due cose, quello del bastone e quello del proiettile. Quello del proiettile sarà mv, la sua velocità sempre per r, e quello del bastone la scriviamo così, quello del bastone per omega. Certo, quello del bastone, ammesso che l'esercizio sia che questo bastone omogeneo, sarà un terzo la massa del bastone r quadro. È tanta scrittura qua, è tanto gesso, teniamolo come I per il momento, no? Poi ci ricorderemo alla fine dell'esercizio che I vale, nel caso di un bastone omogeneo, un terzo mr quadro.
Questa è la conservazione del momento a quantità di moto. Perché è conservato? Perché ho scelto questo punto qua. E questo punto qua è la scelta intelligente, perché l'unica forza esterna che sta agendo sul sistema rispetto a questo punto ha un tau nullo. Questo è il contributo del proiettile, questo è il contributo del bastone, questo è dopo l'urto, è uguale all'urto perché si conserva. L'energia cinetica, perché vogliamo che l'urto sia cinetico. Allora scriviamo un mezzo mv0 quadro, questa è l'energia cinetica prima dell'urto. L'unica cosa che sta muovendo è il proiettile. Dopo l'urto abbiamo due moti, abbiamo il moto del proiettile e abbiamo il moto del bastone. Il moto del proiettile è un mezzo massa per la velocità che va alla fine, e qua dobbiamo scrivere l'energia cinetica del bastone, e lo scriveremo come un mezzo i omega quadro. Quella è l'energia cinetica di una cosa che sta ruotando attorno a un asse. I è il momento di inerzia rispetto all'asse, quindi questa è energia di movimento rotazionale, questa è energia di movimento traslazionale. Saranno uguali questo e questo, che perché per ipotesi l'esercizio è elastico. Come vedete, il contenuto matematico secondo l'equazione, quindi riscrivo la seconda equazione con solo il suo contenuto, lo scrivo qua, mv0 quadro adesso uguale a mv quadro più i omega quadro, l'un mezzo non certamente contribuisce. Ok? Quindi questa è l'equazione 1, sì, questa è l'equazione 1, questa è l'equazione 2, questa è la 2 primo. Adesso prendo il sistema 1 e 2 primo e li riscrivo. Riscrivo come? Per esempio, porto a sinistra tutto quello che riguarda il proiettile, lasciando a destra tutto quello che riguarda il bastone. Quindi la prima la riscrivo così, ho MR V0 a V0 meno V è uguale a I omega. Ok? Ho messo in evidenza MR e ho portato la V di là. Faccio la stessa cosa con questa equazione, porto a sinistra tutto quello che riguarda il proiettile e a destra quello che riguarda il bastone. Quindi ho mv0 quadro meno v0 quadro e questo è uguale a i omega quadro, ok? Portando questo di qua, messo in evidenza v0, molto semplice. Adesso, questa equazione qui, questo è il mio sistema, la seconda equazione è un prodotto notevole. Quelli che hanno studiato recentemente l'urto elastico dei blocchi dovrebbero riconoscere i passaggi, anzi il mio consiglio è quando studiate questo esercizio, studiate quello dell'urto elastico tra blocchi sulla pagina opposta del quaderno, cioè fate due pagine di rimpettaria, sulla pagina a sinistra l'urto elastico dei blocchi e sulla pagina a destra l'urto elastico di questo tipo, perché i passaggi sono formalmente identici, ok? Quindi fare uno è un ripasso dell'altro. Il secondo lo riscrivo prodotto notevole, quindi ho V0 meno V0 meno V, V0 più V, e questo è I omega quadro. Poi cosa faccio? Prendo la seconda e la divido per la prima, nell'ipotesi che posso farlo. Quindi riscrivo tutto qua, così mi vedete i passaggi. Quando è che questo è legittimo? Quando il denominatore qua è diverso da zero. Quindi questo passaggio è legittimo nella misura in cui V0 è diverso da V, e nella misura in cui omega è diverso da zero. Questa divisione è possibile, ma pensate al significato fisico di questa richiesta matematica. Dire che omega è diverso da zero e dire che la velocità del proiettile dopo l'urto è diversa da quella iniziale vuol dire che l'urto è avvenuto. Ok? Che il proiettile iniziale ha subito una variazione della sua velocità perché ha urtato qualcosa e il bastone che era fermo si sta muovendo perché è stato urtato. Quindi questa richiesta matematica ha senso fisico, quindi lo possiamo fare a visione, i omega, questo va via,
questo va via, questo va via, questo va via, questo va via, e aiutatemi a non sbagliare, scrivo il risultato qua giù. Sono cieco, qualcuno me lo detta? Quindi cosa ho? Ho V0 più V uguale a omega R, ok? Ho portato questo R qua, quindi V0 più V uguale omega R, d'accordo? Che ha senso, perché queste sono delle velocità, questa è un tempo diviso tempo alla meno 1, questa è la lunghezza, questa è la dimensione della velocità. Quindi guardate sempre formule un po' acriticamente. Una volta che ho questo, lo risbatto nella prima. Quindi la prima la riscrivo qui, perché sono un po' cieco con questi occhiali progressive, non vedo molto bene. Ok? Quindi, prendendo questa e mettendola, per esempio, qua, d'accordo? Posso prendere questo qui. E metterla qua. Quindi avrei MV0R uguale MVR più I okay. A questo punto io ho una equazione, quindi ho preso questo, li ho messi assieme, ho un'equazione con un'incognita che è V, e quindi si tratta semplicemente di manipolarla. Forse la cosa più semplice è moltiplicare tutto per R, che ne dite? Quindi ho mv0r quadro uguale mvr quadro più i v0 più i v. Quindi devo isolare V, quindi porto questo di qua, quindi ho MR quadro meno I già il passaggio con carro. Allora porto questo di qua, quindi MV0R quadro meno IV0, e qui a destra c'ho M R quadro più I R V, ok? Quindi V, ma sì, tassi, mamma mia, è M R quadro meno I voilà. Questa è la prima formula che guardate come rassomiglia formalmente a quello che abbiamo fatto con dei blocchi. E ovviamente questa è la prima formula, poi avete bisogno di scrivere la seconda formula che è omega. Quindi cos'è omega? Guardate subito il risultato, la cosa interessante. Cos'era I? I era la I del bastone rispetto all'asse di rotazione. L'asse di rotazione era questo asse qua. Quindi se MR quadro, che è il momento di inerzia del proiettile, se volete, nell'istante dell'impatto, quando la particella è qua, qual è il momento di inerzia? È la massa per la distanza del proiettile dall'asse, che è R quadro. Quindi nell'istante dell'istante dell'impatto, il momento di inerzia del proiettile, se è superiore a I, a quello del bastone, allora V è positivo. Se il momento di inerzia del proiettile nell'istante di impatto è minore di I, allora la particella rimbalza, dal proiettile rimbalza. E se il momento di inerzia del proiettile nel momento di impatto è proprio uguale a I, il proiettile si ferma. Proprio come nel viato. Quindi il proiettile arriva, tac, si ferma e il bastone parte. Ma questo avverrà, col proiettile che si ferma, come nel biliardo, quando è che succedeva che il proiettile urtato, l'urtante si fermava? Si fermava se la massa era uguale. Qua, se nell'istante dell'impatto il momento di inerzia è uguale. Ci vediamo alle due. Meditate su questi due esercizi.